Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Grillo e vi presento le Torri del Vento. Sono delle architetture tradizionali tipiche dei paesi bagnati dal Golfo Persico e non solo. In questa zona il clima è caldo-secco, caratterizzato da elevate temperature intorno ai 40-50 gradi d'estate, da scarse piogge, scarsa presenza di acqua di superficie, scarsa vegetazione, venti che trasportano sabbia. E una forte escursione termica tra il giorno e la notte. Per contrastare questo fenomeno, le città sono andate a compattarsi sempre di più per aumentare l'ombreggiamento di un edificio su un altro, però questo ha creato una sorta di schermatura al vento. Dunque, sono nate le Torri del Vento, che hanno un'altezza variabile tra gli 8 e i 15 metri. Le Torri del Vento dispongono di aperture alla sommità lungo tutti i loro lati. Esistono diverse tipologie di torri del vento, questa in particolare è una tipologia iraniana. Possono essere impiegate queste torri del vento sia delle funzioni private come abitazioni private, sia delle funzioni pubbliche come le cisterne per l'acqua, dove la circolazione dell'aria e il raffrescamento serve a tenere l'acqua fresca ed evitare la creazione di muffe, o per raffrescare le moschee e luoghi pubblici. I materiali utilizzati sono dei materiali tipici, quali i laterizi, le malte, la terra che serve da regolatore dell'umidità relativa. Il funzionamento bioclimatico di questo oggetto architettonico è che praticamente, data il grande spessore delle pareti della torre, permette una differenza termica tra l'aria esterna e l'aria interna abbastanza rilevante. Quindi l'aria posta più in alto, più veloce, andrà ad essere captata attraverso le aperture e, visto che all'interno della torre vi è una temperatura minore, si andrà ad raffreddare, appesantendosi, passerà attraverso i condotti che poi si andranno man mano a restringere così da aumentare la velocità dell'aria entrante. Una volta che l'aria è scesa, passerà attraverso un condotto sotterraneo che, per sua caratteristica, ha una temperatura molto inferiore a quella esterna, è raffrescata, entra all'interno dell'edificio, si diffonde nelle stanze. Una volta che l'aria che si sarà riscaldata nuovamente tenderà a salire ed essere evacuata attraverso il lucernario. La cupola ha la funzione di attirare verso di sé l'aria calda dagli ambienti limitrofi e, nel caso non vi sia la presenza di una cupola, ci sono delle piccole finestre poste in alto, che servono anch'esse all'evacuazione dell'aria. Il latore del vento funziona anche in assenza di vento. Il vento velocizza questo processo, questo trasporto e creazione del moto convettivo.